Queste Arte Grill, io sono Liscia e io sono Iolana. E oggi questa volta siamo giochi per la Iolana, per il nostro gatto, ma non so se avremo successo. No, vediamo, perché guardate il video fino alla fine per vedere se il nostro gatto ha apprezzato oppure no. Speriamo che il vostro magari sarà più divertente. Magari il vostro avrà un'altra reazione, guardate fino alla fine. E allora andiamo a vedere come si costruiscono questi giochi semplicissimi e riciclati. Idea numero 1. Materiale occorrente: ci vogliono striscioline di stofa, non so, degli scarti. Di scarti, sì. 10 cm, fare pezzettini, poi mettiamole uno sopra l'altro. Che sia bello gonfio, insomma. Tutti messi uno sopra quell'altro. Così. Una volta messo così, prendiamo un altro che può essere anche più grosso, soprattutto più lungo, una striscia più lunga, e nel mezzo dobbiamo legarlo. E lasciamo al gatto così. Idea numero 2. Prendiamo, vedete già la stoffa, che scarto della stoffa che era già arrotolata così. Se no un nastro, uno spago, dipende, noi avevamo questo. Facciamo un nodo. E ora dobbiamo infilare le cose della latina, quello che si sta strappa. Sì, non so nemmeno come si chiama. Si chiama linguette della latina. Linguette, sì. Linguette della latina, e infiliamoli. Una decina, insomma. Che al gatto piace sentire tintinio. Sì. Magari è curioso. Vedremo, poi dopo faremo la prova. Questo è ultimo. E facciamo nodo anche qui. Poi lo rileghiamo anche sopra per sicurezza. Visto? È nostro facilissimo. Il nostro giochino è pronto. Idea numero 3. Un bastoncino, ramo, dipende cosa avete. Qui abbiamo fatto la napina, come si fa lo potete vedere nel link che vi mettiamo sotto. E un pezzettino di spago. Potete usare anche un pompon, tanto mettiamo sempre il link sotto. Sì. Allora, lo spago dobbiamo legare in vetta nel nostro bastoncino. Bello forte, non vi scappi. Una volta legato, leghiamo la nostra napina o pompom o quello che volete. Sarà una specie di canna da pesca. Sì. Andiamo a pescare il nostro gatto. Sì, Stello. Quindi dobbiamo trovare una corda che sia abbastanza, diciamo, forte, perché come sapete il gatto poi lo strappa. Lo può strappare. Vale. Ed ecco nostra idea. Manca solo il gatto. Solo gatto, ma dopo alla fine del video faremo vedere come reagisce ai giochi. Idea numero 4. Ci vuole un barattolino di yogurt, tappi della bottiglie piccoli grandi come volete. Ci vuole buco nel mezzo, anche nei tappi, fatelo con cacciavite o con quello che potete, e un nastro. Allora, oppure anche lo spago, quello che avete. Sì, quello che avete. Allora, noi abbiamo preso il nastro, l'abbiamo piegato in 2, 4. In pratica poi dobbiamo però tagliare. Aiutiamoci con un chiodo o qualcosa che sia. Facciamo un cappio. Quindi facciamo il nodo, stessa cosa, facciamo qui di sotto. Ecco, una volta sembra tipo una campanellina per sì. Il gatto. E ora andiamo a infilare sempre nel buco del tappo.
e facciamo, possiamo fare un nodo un pochino più su per tenerlo, poi mettiamo un altro in fondo. Così, e noi continuiamo a mettere anche quei altri. Ora siamo all'ultimo, facciamo ultimo nodo, dopo non ce la faccio, e vediamo che effetto farà sul nostro gatto. Sul nostro gatto che cacca sotto. Sì, è un po' pauroso, quindi abbiamo un po' paura che lui avrà molta paura più che altro. Vedremo. Idea numero 5, sempre nastro o lo spago, un tappo di sughero e un cacciavite. In pratica cosa andremo a fare? Andremo a fare il buco da una parte a quell'altra. Una volta fatto il buco dobbiamo passare il nastro in questo modo. Nastro in questo modo, dove faremo il nodo e lo lasciamo. Sì, è un po' come l'altra idea, quella con le linguette. Idea numero 5. 6. Numero 6. Tanti strisciolini di stoffa. Più lunghe, più corte. Un rotolo di carta, un chiodo e un cacciavite a stella. Allora, cosa facciamo? Andiamo a fare buchi da una parte e continuiamo a fare dall'altra parte. Potete fare più o meno, quanto volete. Facciamo un col chiodo e poi subito dopo vanno fatti, basta mamma. E poi? Allargati. Vanno allargati in questo modo. Buchi potete fare quanto volete. Una volta fatti i buchi, andiamo a prendere i nostri striscioline di stoffa e le infiliamo qui, e qui li possiamo legare in un modo o in un altro. Facciamo qui, così è più semplice forse. Certo. Due, in pratica che rimane così, e continuiamo. Ecco, così, e ora continuiamo sia da una parte sia dall'altra. Allora dobbiamo pienare. Abbiamo finito da una parte e ora andiamo a finire quell'altra. Questo è finito il nostro gioco. Ultimo, vediamo. Ecco i nostri 6 giochi riciclati per il nostro animale, gatto. Lo Stello, si chiama Stello. Che andiamo subito a testare. Però come vi si è detto è un gatto molto pauroso, quindi non fa testo. Voi provate con i vostri. Lì, cosa c'è? Dici qualcosa. Stelli. Lo metto giù. Un po' lo vede. Dice cosa è? Non è molto. Vuole farlo muovere un po' più veloce? Giù. Alla fine ce l'ha fatta a prenderle. Dai, e questo dai un pochino gli piace. Mamma, così lo spaventi. Basta. Ma c'è anche altri 6 giochi da provare. Gioco numero 2. Questo forse ti garba. Dai, Stelly. Eccolo! Addio, è rimasto attaccato al letto. Sì, ti sto filmando, Stelly. No, è un po'... Ne può fregare di meno. Quando mangio, mamma. Stelly! Guarda, guarda. Sta fatica lui alzare le chiappette. Stelly, guarda questo, vai! Dai, Stelly, per piacere. Dai, che dopo tutti ti vedono che sei un vagabondo. Lui, solo dormire nel letto, giocare mai, birbante. Niente, non c'è speranza, ragazzi. Vai, Stelly. Dai, ce la puoi fare, lo so, è faticoso giocare, ma provaci almeno, dai. In tutta Italia ti vedono. Non ti vergogni?
Un pochino si sta sforzando. Oh, oddio, gioca. Lascia. Questa fatica. Mamma mia, sta fatica. Questo è il suo massimo di gioco, pensate. Vai, gioca quello in quell'altro. Non si spaventa. Non capisci, non capisci. Ragazzi, no, guarda, sto gatto è veramente una cosa. Lui dormire nel letto, così e basta. E vedi, si impaurisce. Ah, mannusa. Dice, ma cosa è? Stelly, sei bocciato, hai capito? Bocciato. Allora, avete visto che è il nostro gatto? No, no, non dà nemmeno la soddisfazione. No, proprio no. Lui dormire, mangiare, basta, stop. Abbiamo provato, non ci sei fatto. Continueremo a provarlo finché... Oggi... No, cambiamo gatto, troviamo un altro gatto con cui giocare, più facile. Allora, no, avete visto che erano facilissimi da fare? Fateli, provate col vostro gatto, ma fatecelo sapere com'è andata. Sì, soprattutto fate qualche video o qualche foto, perché noi siamo delusi dal nostro gatto. Se vi è piaciuto questo video, metteteci un mi piace, iscrivetevi al nostro canale YouTube Arte Green, seguiteci su Instagram artegreen.it, visitate anche il nostro sito web. Allora, noi siamo qui sempre a pensare a nuove idee, chissà, magari se vi è piaciuto questo video facciamo anche altre idee, magari solo con i rotoli di carta igienica, per, sempre per i gatti, e vediamo, se no anche per i cani, fatecelo sapere. E magari il nostro gatto gli piacerà più che l'altro. Povero Stello. Allora, al prossimo video, ciao!